Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre salutati. Fratelli e sorelle carissimi, siamo oggi qui a celebrare la Santa Messa Prefestiva della Solennità del Corpus Domini. È una delle feste più importanti dell'anno, è la festa di Gesù e Eucaristia. La Chiesa in questi giorni di festa vuole che noi meditiamo, insieme penetriamo il mistero dell'Eucaristia e anzitutto rievocando, questo lo farò in tutte le omelie, le origini di questa festa. Questa festa, sapete bene, penso che lo sappiate, che è nata da uno dei tanti miracoli eucaristici. Pensate che in Italia ce ne sono accertati ben 25, e che il nostro Signore ha voluto fare per aiutare la nostra fede a fare quel grande atto di fede, scusate la ripetizione, che è quello che dobbiamo fare nei confronti dell'Eucaristia. San Tommaso, che è l'autore di quella splendida, anche se un po' lunga, sequenza che abbiamo letto prima del Vangelo, che si legge nel Corpus Domini, dice subito una cosa: tra l'Eucaristia e gli altri sacramenti c'è una differenza abissale, perché in tutti i sacramenti è presente Cristo con la sua grazia, ma nell'Eucaristia è presente Lui in persona, quindi c'è un abisso. Il problema è che i nostri sensi ci ingannano non tanto, tantissimo, cioè non c'è cosa che ci ingannano di più quanto l'Eucaristia, come vedremo durante tutte quante queste omelie. E come il sacerdote dice, finita la consacrazione, vi ricordate cosa dice? Mistero della fede: o c'hai la fede e ci arrivi e vedi con gli occhi della fede, oppure qui rimani completamente al di là, al di fuori, ecco, perdendo l'unica possibilità di accesso a questo grande mistero. Cosa è successo? Correva l'anno 1263. C'era un sacerdote di cui conosciamo soltanto il nome, si chiamava Don Pietro e veniva dalla Boemia, più o meno l'attuale zona della Romania e confini. Stava andando in pellegrinaggio, come una volta si faceva, vedremo di farlo anche noi nei prossimi anni, insieme con comunità, dove? Sulle tombe degli Apostoli a Roma, in particolare a San Pietro. Voi sapete che c'è un gesto religioso molto importante, che è proprio recarsi in pellegrinaggio sulla tomba dell'Apostolo Pietro, sapete che ci sono ancora le spoglie mortali, e lì davanti recitare il Credo, che è la nostra, che è il nostro atto di unione profonda alla Chiesa Cattolica. Un tempo era molto sentito questo pellegrinaggio, diciamo che anche oggi è abbastanza percorso, insomma, a volte più per ragioni turistiche che per ragioni di fede. Comunque non parliamo di questo. Recandosi verso, e perché si era recato a questo pellegrinaggio? Proprio per voler dire recitare il Credo sulla tomba degli Apostoli, perché aveva dei problemi il sacerdote, aveva dei problemi di fede, aveva un tormento interiore, nel senso che quando ci viene a celebrare la messa, io sono sacerdote come lui, quindi lo capisco un po', andava a celebrare la messa, recitava le parole della consacrazione, del pane e del vino, e poi dentro di sé c'aveva questa cosa: Signore mio, ma fammi capire, ma tu sei proprio presente? O, come dire, è una specie di simbolo, è una rievocazione dell'ultima cena? Che cosa sto facendo? Perché io dico: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, però a me mi sembra che l'ostia rimane sempre uguale. A me mi sembra che il sapore rimane sempre uguale, mi sembra che il colore rimane sempre uguale, io non vedo niente, d'accordo? Ma è proprio, ci sei proprio tu o no? Capite? Non dobbiamo subito stigmatizzare questo sacerdote, perché a volte, capite, è meglio farsi una domanda in più e anche entrare in accettare di essere messi in crisi, capite? Noi ci crediamo tutti quanti al 100% che sull'altare c'è presente Gesù, che è l'Eucaristia, che qui tra poco si compie il sacrificio della croce, dopo vediamo, no? Parte, e comunque in ogni caso, in attesa di arrivare a San Pietro, lui celebrava la Santa Messa, quindi dovendo partire dalla Romania ha fatto delle tappe, si fermava in vari posti e chiedeva al parroco del luogo: fammi celebrare la messa. Arriva a Polsena, nella chiesa di Santa Cristina, anche quello l'importante luogo di pellegrinaggio, chiede al parroco: mi fai celebrare la Santa Messa. Celebra la Santa Messa, va a celebrare la Santa Messa sull'altare di Santa Cristina. Appena pronuncia le parole della consacrazione, in latino, messa antica, esce hoc est enim corpus meum, queste sono le formule tradizionali della consacrazione del corpo di Cristo. L'ostia si trasforma in carne viva e manda proprio un fiotto di sangue visibile,
che macchia il corporale, i sacrilini e l'altare. Voi sapete che adesso sono state un pochino smembrate nel lingue di questo sacrificio, no? Nel senso che Bolsena è rimasta una lastra di marmo macchiata dell'altare, mentre i sacrilini sono stati portati al miracolo di Orpea, al Duomo di Orpea, lì vicino. Immediatamente il Papa, Urbano IV, viene avvertito di questo fatto. Immediatamente il Papa chiaramente capisce che si tratta di un miracolo eucaristico e in brevissimo tempo istituisce la festa del Corpus Domini. Chiama San Tommaso d'Aquino, che allora era vivo. Voi sapete che San Tommaso d'Aquino è stato uno dei più grandi teologi dell'Eucaristia, uno di quelli che ci ha capito, per quanto si possa capire, più di tutti, tant'è vero che la Chiesa ha proprio preso dai suoi scritti i termini per descrivere il sacramento dell'altare, la messa, tutto quello che riguarda l'Eucaristia. Incarica San Tommaso di scrivere l'ufficio della messa del Corpus Domini e la istituisce, e nel 1264 la promulga per tutta la Chiesa. Capite? Quindi, da celebrarsi dopo la festa della Santissima Trinità. Tra l'altro, la festa del Corpus Domini, non so se sapete o se sapete dei telegiornali, dovrebbe essere celebrata non la domenica seguente, ma il giovedì. Perché il giovedì? Infatti il Vaticano, il Papa l'ha celebrata il giovedì. Io mi ricordo con gli anni che non si veniva a Roma, tutti i giovedì andavamo a San Giovanni Laterano, c'era la processione da San Giovanni a Via Merulana. Perché? Perché giovedì, lo sapete perché giovedì? Perché giovedì è il giorno dell'Eucaristia, è il giorno dell'ultima cena, il giovedì. Ecco, questa è la storia. Ora, cominciamo a vedere. L'Eucaristia, dice San Tommaso, è un unico sacramento che però si distingue in tre aspetti particolari. Cioè, Gesù Cristo istituisce l'Eucaristia per tre motivi. Primo, che è quello che vedremo brevemente questa sera, per rinnovare, attenzione, per rinnovare realmente il suo sacrificio sui nostri altari, perché coloro che vi partecipino, ne beneficino dei frutti in ogni luogo e in ogni tempo. Primo motivo. Secondo, per darsi come cibo spirituale delle anime che si trovano in grazia e che sono degne di poterlo ricevere, che è la comunione. E terzo, per rimanere sempre con noi, adempiendo la sua propria promessa, vi ricordate, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, attraverso la permanenza dell'Eucaristia nei nostri tabernacoli. Voi sapete dove sta Gesù qui dentro, eh? Gesù qui dentro sta nella cappella laterale. Si riconosce la presenza di Gesù nelle chiese quando c'è una lampada rossa accesa giorno e notte davanti ai tabernacoli. Ecco, in ciascuna delle domeniche io riprenderò uno di questi tre punti. Cominciamo dalla messa. Se uno vi chiedesse che cos'è la messa, facilissimo, è la rinnovazione sacramentale, o se preferite ripresentazione sacramentale, del sacrificio della croce. Sapete che dietro l'altare ci sta il crocifisso? E perché sull'altare, fate attenzione anche alle celebrazioni del Papa, qui la croce la vedete anche davanti agli occhi miei, il Papa se la tiene sempre davanti. Perché? Perché voi il crocifisso lo vedete da dietro, ma io quello devo vedere. Perché c'è il crocifisso sull'altare? Perché sull'altare si sta attualizzando il sacrificio della croce, non per scherzo, non come una rievocazione, cioè Gesù è morto in croce circa 2000 anni fa, quando andiamo a messa ce ne ricordiamo e facciamo dei riti che ce lo ricordano. No! A Don Pietro l'ostia è diventata carne viva in mano. Quindi che significa? Significa che quello che si stava rievocando in quel momento si compie. Capite? Ecco perché io tante volte l'ho già detto, quando qualcuno mi dice padre no, venga a messa la domenica, io dico sono due le cose, senza offesa per nessuno, o sei matto, proprio matto fuori, ma proprio matto da lì, oppure ormai non ti rendi minimamente conto, non credi di che cosa sia la messa. Cioè, tra poco su questo altare il sacrificio del Calvario si rende presente veramente. Guardate, per capirlo si fa, è facilissimo. Vi faccio questa domanda. Voi che siete vivi adesso, no? Voi, seguitemi. Il vostro sangue dove si trova? In giro o è dentro il vostro corpo? Sarà dentro, spero, no? Se il vostro sangue si trovasse fuori dal vostro corpo, come potrebbe essere possibile che
qualcuno vi ha ferito con una coltellata e il sangue esce dal vostro corpo e quindi si trova in condizione di essere separato dal nostro corpo, giusto? Mi seguite? Seguitemi bene, eh? Ora Gesù in questo momento preciso, Gesù Cristo, secondo voi è vivo o morto? Ci credete che è risorto e che è salito al cielo? Sì o no? Ci credete? Quindi in questo momento lui è vivo ed è seduto alla destra del Padre, giusto? Bene, e secondo voi il suo sangue, il sangue è proprio sangue, dove si trova? Dentro o fuori dal suo corpo? Presumo dentro, no? Se è vivo e vegeto e glorioso seduto alla destra del Padre. Ora però che succede sull'altare? Sull'altare io consacro separatamente pane e vino, che come abbiamo ascoltato nella sequenza, pane diventa corpo di Cristo, vino diventa sangue di Cristo. Mi seguite? Sull'altare, quindi, corpo e sangue come si trovano? Uniti o separati? Uniti o separati? Si trovano separati? E quando è che il corpo e il sangue di Gesù stavano separati? Quando lui stava soffrendo la passione e morendo in croce. Quindi sull'altare realmente si riproduce ciò che Gesù ha sofferto nella passione e nella morte di croce. Capito? Non è uno scherzo, non è una rievocazione, una memoria. Allora, come si deve partecipare alla Santa Messa? Sapete come? Che cosa devo fare alla Santa Messa? Allora, lo sai come devi partecipare alla Santa Messa? Facilissimo. Immagina, ma non è un'immaginazione, è una realtà che noi non vediamo, di stare sotto il Calvario, cioè con Gesù Cristo che sta inchiodato in croce per te. Quindi, quale atteggiamento interiore devo avere? Arrivaci da solo, stai davanti a Gesù Cristo che sta morendo in croce per te. D'accordo? Come mi devo comportare? Come devo stare? Devo stare composto? Devo stare scomposto? Non sarà il caso di mettere un ginocchio durante la consacrazione? Arrivaci da solo. Se Gesù Cristo sta morendo in croce per te, secondo te tu che cosa faresti? E quello è il figlio di Dio e tu ci credi. Come mi devo vestire in chiesa? Come devo stare? Che adesso arriva l'estate, no? Ecco. Come devo stare? Cioè, lo sapete come si fa a capire il mondo di stare in chiesa? Uno deve fare una cosa semplicissima. Dice, se io dovessi andare in udienza dal Papa, ci andrei vestito come sto vestito in chiesa? Fatemi questa domanda. Ma dal Papa, capite? Quindi dal Papa con Vaticano, con tutte le quali Svizzere, con tutto l'apparato. Capite? E poi, se tu dici, non ci andrei vestito così, fate subito questa domanda. Ma secondo te, è più importante la Chiesa o il Papa? È più importante il luogo dove è presente Gesù o il rappresentante del regno di Gesù? Allora, vi posso raccontare una cosa? Così vi faccio fare due risate. Una volta, a Borgo San Michele, capita che entra in chiesa d'estate, ma una signorina che stava proprio, aveva confuso la chiesa con la spiaggia, ma proprio con la spiaggia, non è che uno vuole fare il bacchettone, proprio con la spiaggia. A me imbarazza un po', mi vado vicino a di qua, signorina, dico, veramente staremmo in chiesa, sai come si può? Dice, ma aspetta, ma qui mica siamo in Vaticano. Dico, è certo che non siamo in Vaticano, questa è una buona chiesa di campagna. E quindi se non siamo in Vaticano non c'è nessun problema. Alt, momento. Non è che tu devi vestirti bene in Vaticano perché dice sta la chiesa bella, capito? Cioè, il vestirsi decentemente non è per la struttura della chiesa, capito? Allora qua stiamo alla cattedrale Sermoneta, qua dobbiamo vestirci meglio che davanti al Papa, questo è un momento nazionale, ma non dipende dalla conformazione della chiesa. Pure se vai in una casa vecchia di campagna, pure se vai in un garage dove c'è però la presenza di Gesù, stai davanti alla presenza di Gesù, capite? Quindi è un problema di fede però, perché attenzione, il sacerdote, se voi vedeste quando io consacro, che cosa succede? Se ci avessimo gli occhiali prenderebbe un colpo, prenderebbe, perché voi vedreste che è Gesù in persona che si sovrappone completamente a me, perché non sono io che lo consacro, e usa le mie labbra per consacrarmi, è lui che sta lì, capite? E quando io dopo il mistero della fede alzo e faccio la preghiera eucaristica, è Gesù in croce, per questo che il sacerdote tiene le mani così. Vi siete mai chiesto perché tengo le mani così? E soltanto il sacerdote durante la messa deve tenere le mani così. Perché?
perché il sacerdote in quel momento sta riproducendo realmente Cristo in croce, cioè è Cristo in croce che attraverso di me dice quelle cose al Padre adesso, capite? Basta. Ho capito? Il santo curato d'Ars diceva: la messa non c'è niente di più grande nell'universo, e questo me lo sentite dire tante volte. Ecco, se ti vuole ci andremo l'autunno prossimo a visitare San Pio a Pietrelcina e a San Giovanni. Sapete che diceva San Pio? Sapete quanto durava la messa di San Pio da Pietrelcina? Qualcuno mi ha detto che la mia messa è un po' troppo lunga. Sapete quanto durava la messa di Padre Pio? 3 ore. E nessuno vi ha dato. Ma Padre Pio, durante la messa, appena cominciava il prefazio, io ho conosciuto persone che hanno sentito la messa con lui, appena diceva: Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori sono rivolti dal Signore, è veramente cosa buona e giusta, e cominciavano a aprirsi le stigmate, capite? Veramente, non per scherzo. E sapete che diceva? Lui diceva queste parole: se gli uomini comprendessero cos'è la messa, non solo che sarebbe abolito il terzo comandamento, non serve fare un comandamento durante la messa la domenica, è un comandamento assurdo questo, capite? Non dovrebbe neanche esistere, ma tutti ci andrebbero tutti i giorni, e ci andrebbero tutti, cioè ci vorrebbe il servizio d'ordine dei carabinieri davanti a tutte le chiese di tutto il mondo tutti i giorni, perché ci sarebbe, avete visto il Vaticano tutti i giorni c'è stata una marea di gente con vela detector, vanno a vedere San Pietro. Ma andare a messa è più importante che vedere il Vaticano, è più grande, molto più grande, soltanto che la nostra piccolezza non ci arriva per la nostra poca fede. Ecco, allora uno dei motivi di questa festa è perché la nostra fede in Gesù Cristo, quindi in primis nel valore infinito e immenso della Santa Messa, sia ravvivata. Chiediamo a Maria Santissima, che voi sapete in ogni apparizione dove compare, la prima cosa che dice è Gesù Cristo, è la messa, la confessione e la comunione. Chiediamo a Maria Santissima che ravvivi in noi la nostra fede nella potenza infinita della Santa Messa, nella sua natura sacrificale, e ci renda sempre maggiormente e consapevolmente partecipi di questo infinito mistero che si compie sotto i nostri occhi. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.